Siamo ancora presenti a Bolzano, a Clima House, e ancora una volta con il nostro progetto Isola Ursa. Qualcuno ha detto Isola Ursa? Impegnati con la formazione continua degli studenti, diversi relatori, un'attività molto profonda sulla comunicazione e per tutti i temi della sostenibilità. Importante parlare non solo del problema del clima, ma di come funzionano i negoziati per il clima. Tanti giovani, ragazze e ragazze delle scuole un giorno saranno attivisti, volontari o lavoreranno per il governo, per altre organizzazioni, entreranno in quei negoziati e come italiani e come europei è importante spingere verso passi avanti importanti da subito nei prossimi anni. Siamo bravissimi a risolvere i problemi, ma non ci applichiamo finché non sbattiamo la faccia sul problema. E quindi, ecco, noi abbiamo ignorato quello che potevano essere delle complicazioni per decenni, perché noi siamo la specie del carpe diem, quindi facciamo le cose qui e ora. In questo momento il carpe diem è risolvere questo problema, non possiamo più rimandare. Vogliamo che le cose cambino. Ci sono tante cose che voi potete fare nel vostro piccolo per dare una mano a risolvere la crisi climatica, ma ci sono tante cose che non potete fare. Non potete cambiare le centrali a carbone con le paleoliche, non potete efficientarvi da soli la casa, non potete trasformare il nostro sistema dei trasporti. Abbiamo bisogno che i governi sappiano che noi lo vogliamo. Gli ossidi d'azoto, le polveri sottili, il gas serra, scopre che hanno fonti diverse, vite in atmosfera diverse e hanno anche delle soluzioni diverse, no? E quindi parlare di inquinamento va un po' a confondere le acque. Dovremmo parlare dei singoli inquinanti se davvero vogliamo affrontare seriamente il problema. Con la capacità e la possibilità di poter fare delle scelte consapevoli sui propri territori, rendersi conto che quello che sta succedendo è parte di un qualcosa più ampio e poter essere protagonisti del proprio presente prima ancora che del proprio futuro. L'efficienza energetica è un connubio tra involucro e impianto. Sicuramente in ottica casa clima la cosa fondamentale è quella di partire da un involucro performante. Oltre che ad essere presenti nell'area antistante la fiera, siamo presenti all'interno con uno stand che offre e presenta le nostre soluzioni. La nostra agenda è impegnata sia per quanto riguarda la formazione degli studenti, inoltre la formazione dei professionisti. Abbiamo avuto convegni per i tecnici con rilascio dei crediti formativi con una discreta affluenza sia in presenza che in streaming. Tanti potrebbero andare in bici nelle città, senza dubbi, e chi va per passatempo può andare con la muscolare, può andare con l'elettrica, poi qui da noi se vuoi far salita basta girare a destra o a sinistra, non è che ci sono difficoltà a trovare le salite. Usate la bicicletta! C'è molto da fare ancora, abbiamo fatto il piano per la ciclabilità, un piano che mancava da sempre perché benché la legge l'avessero previsto non era mai stato fatto. Purtroppo il nostro paese è molto diseguale, quindi ci saranno persone come per esempio qui a Bolzano che non hanno tantissimo da invidiare perché l'investimento culturale sulla sostenibilità fa parte della cultura di questo territorio. Altre zone d'Italia invece sono molto più indietro, ma c'è una grande opportunità. I nuovi fondi europei potrebbero essere utilizzati anche per queste finalità. Per noi è un impegno importante ed è un impegno che abbiamo mantenuto in questi anni e che vorremmo continuare a mantenere per il futuro. Siamo orgogliosi di questo e speriamo di essere sempre seguiti da tutti voi.